Ben trovati, la video recensione di questa puntata parlerà della Samsung NX200. Esatto, Cristiano, una mirrorless molto smart che vi incuriosirà. Ma prima di cominciare vorremmo ringraziare la Samsung per averci fornito la NX200 per la nostra recensione. E adesso andiamo a vedere il contenuto della confezione. Questo è il box della Samsung NX200. Come vedete è abbastanza contenuto e sobrio. Vorrei ricordare che la NX200 ha vinto il premio Ice Award come miglior prodotto per l'anno 2011-2012 nella categoria Compact System Lens. All'interno troviamo i manuali cartacei e il software Corel per la visualizzazione dei file RAW, i file SRV, il RAW proprietario della Samsung. Come possiamo vedere, la disposizione del resto della macchinetta fotografica è molto ordinato. Ecco il corpo macchina, dall'impugnatura ergonomica e comunque compatto come dimensioni. Passiamo ora all'obiettivo, che è un 20-50 mm, che nel formato 35 mm diventa un 30-75, anch'esso compatto e con questo tasto, che è esclusiva Samsung, il tasto Eye Function. Gli altri obiettivi previsti da Samsung per la serie NX sono molteplici e vanno da un 16 mm fisso a uno zoom 18-200 mm, passando per un macro 60 mm ed un fisso a 85 mm. Ricordiamo che alcuni di questi obiettivi che abbiamo appena menzionato posseggono anch'essi il sistema Eye Function. Per terminare troviamo il laccetto con il quale agganceremo la macchina fotografica al collo, il caricabatterie, ed infine il flash esterno che potremo montare all'occorrenza sul corpo macchina con tutti i noti vantaggi che un flash esterno può dare allo scatto fotografico. E ora, Manuela, passiamo a Cristiano che ci illustrerà le funzionalità del menu. Ora vediamo insieme il menu della Samsung NX200. Il primo menu che ci viene mostrato è quello fotocamera. Da qui possiamo impostare le varie scene con i preset già impostati dalla macchina. Questi li possiamo richiamare anche attraverso la ghiera superiore al corpo macchina. Abbiamo in base alle funzioni e le impostazioni che settiamo sulla macchina, abbiamo delle voci che si abilitano o disabilitano automaticamente. In questo caso abbiamo qui il menu della qualità, dove all'interno troviamo i vari formati di registrazione. Abbiamo il RAW, che in questo caso è proprietario Samsung, quindi per visualizzarlo dobbiamo scaricare il plugin che ci mette a disposizione la casa. E poi abbiamo i vari formati JPEG con le varie risoluzioni e abbiamo anche il RAW più il JPEG a corredo. Nella seconda pagina abbiamo l'impostazione della messa a fuoco, quindi abbiamo la messa a fuoco automatica singola, continua o la messa a fuoco manuale. Subito sotto abbiamo l'area di messa a fuoco, quindi la selezione del punto di messa a fuoco in alto, la selezione di multipla con i vari punti del sensore della macchina, il rilevamento del volto e un'impostazione per l'autoritratto. Poi abbiamo l'aiuto di messa a fuoco. Questa funzione ci permette di fare una regolazione fine prima dello scatto. In pratica la macchina, prima di premere il pulsante durante la messa a fuoco, ci visualizza sul display un'immagine ingrandita a 5x per eseguire appunto una regolazione fine. Abbiamo il menu drive, dove all'interno abbiamo lo scatto singolo, lo scatto ad alta velocità continuo a 7 fotogrammi al secondo e lo scatto continuo con una velocità leggermente più bassa a 3 fotogrammi al secondo. E poi abbiamo l'impostazione per il timer dell'autoscatto. Abbiamo l'impostazione dello spazio colore e sotto abbiamo l'impostazione del flash se montato e attivo. Nel secondo menu entriamo nelle impostazioni del filmato e abbiamo le dimensioni, quindi le varie 1920x1080, 1280x720,
a 720 60 fotogrammi al secondo, 720 30 fotogrammi al secondo e così via, scendendo sempre di qualità. Sotto abbiamo l'impostazione della qualità della registrazione del formato, quindi una, diciamo, un livello più alto o una registrazione normale con una compressione maggiore, quindi un maggior risparmio di spazio sulla nostra scheda. Abbiamo il movimento multiplo che registra un video e poi ci permette di riprodurlo in varie velocità. E abbiamo le dissolvenze in entrata e in chiusura per personalizzare maggiormente il nostro video. E poi abbiamo l'abilitazione del microfono, dei microfoni della macchinetta, perché ricordiamo che la NX200 dispone di due microfoni integrati, quindi registriamo in stereo. Poi abbiamo il menu personalizzato, DMF, abbiamo la messa a fuoco manuale diretta sull'obiettivo, poi abbiamo il display utente, possiamo personalizzare le icone e le informazioni che ci vengono visualizzate a display. Abbiamo le linee della griglia, quindi le guide che ci possono essere d'aiuto per comporre l'immagine, anche qui possiamo modificarle più o meno. E abbiamo l'attivazione o la disattivazione della luce per la messa a fuoco in particolari condizioni di luce. Nel frontale della macchina, velocemente, abbiamo il tasto per la ripresa veloce. Praticamente la macchinetta, in qualsiasi condizione di ripresa come fotocamera, premendo questo pulsante entra direttamente in modalità video e inizia subito la registrazione. In questo modo non perdiamo neanche un secondo, diciamo, della scena che abbiamo avanti. Abbiamo il tasto per entrare nel menu, come abbiamo visto prima. Abbiamo il tasto funzione, che può essere programmato e personalizzato. In questo caso abbiamo lo smart menu, dove Samsung ci mette in un'unica schermata tutte le impostazioni base, diciamo, della macchinetta, che possiamo cambiare singolarmente, e spostando le scene cambiano anche le impostazioni al di sotto. Tasto cestino, tasto visualizzazione dello scatto, e poi abbiamo, durante la modalità fotocamera, abbiamo la ghiera di comando. Su questa ghiera poi abbiamo 5 pulsanti. Abbiamo il pulsante di selezione al centro, abbiamo il tasto display, dove ci visualizza varie informazioni, abbiamo il tasto ISO. In base alla funzione viene attivata la modifica della sensibilità del sensore. Abbiamo l'impostazione di autoscatto e di drive sulla sinistra e di messa a fuoco sulla destra. Sulla ghiera superiore abbiamo varie posizioni. La prima è la modalità scena. In questa modalità, sulla schermata della fotocamera, abbiamo visualizzate le icone delle varie impostazioni settate dalla casa, e abbiamo qualità pelle, notte, paesaggio, ritratto, bambini, sport, primo piano, testo, tramonto, alba, controluce, fuochi artificiali e così via. Questi sono tutti i preset già impostati dalla casa. Però ricordo che ogni preset può essere personalizzato dall'utente in maniera differente l'uno dall'altro. Ruotando la ghiera abbiamo la funzione panoramica. Questa funzione è molto particolare perché possiamo fare dei panorami sia orizzontali che verticali. Per avere questo particolare effetto basta tenere premuto il pulsante di scatto e ruotare in orizzontale o in verticale l'immagine, la fotocamera,
e all'interno del display viene visualizzata una barra di scorrimento che si riempie man mano che ci spostiamo con l'immagine catturata. Nella modalità successiva abbiamo la funzione Magic. In questa funzione abbiamo due sottomenu. Il Magic Frame sono delle cornici preimpostate da Samsung, diciamo è una funzione molto giocosa della macchina, dove all'interno dei riquadri poi possiamo inserire i soggetti delle nostre foto. E poi abbiamo il filtro Smart. Questo filtro Smart ci dà degli effetti, vanno dal negativo a vecchi filmati, varie impostazioni di messa a fuoco, funzioni, in questo caso quello chiama schizzo, un fisheye, delle miniature e delle impostazioni di vignettatura. Nella posizione successiva entriamo nella famosa modalità priorità di obiettivo della Samsung. Questa funzione ci permette, tramite la pressione del pulsante sul barilotto, di visualizzare questo piccolo menu, che poi alla fine sarebbe il menu scene. Tramite la ghiera superiore ci spostiamo lungo il menu e scegliamo la nostra impostazione. Possiamo anche scorrere tra i menu usando la ghiera della messa a fuoco frontale. Ruotando la ghiera spostiamo anche i menu. A quel punto diamo ok e la macchinetta entra nella modalità da noi scelta. Nelle impostazioni successive abbiamo le semplici funzioni che si trovano in quasi tutte le macchinette, nelle fotocamere un po' più avanzate, quindi la modalità manuale, dove impostiamo con la ghiera superiore i tempi e con la ghiera sul dorso l'apertura del diaframma. Abbiamo la priorità otturatore. In questo caso noi, tramite il selettore superiore, modifichiamo i tempi dell'otturatore e la macchina deciderà da sola l'apertura del diaframma. Abbiamo la priorità apertura. Con la ghiera superiore appunto modifichiamo l'apertura del diaframma e la macchinetta sceglierà per noi il tempo di scatto. Abbiamo il menu programma. In base alla situazione che la macchinetta rileva, imposterà a lei un programma adatto per la scena da visualizzare. Vediamo lo scatto singolo, luce diurna della NX200. Io ho scelto una priorità di diaframmi, regolandolo su questa rotella molto velocemente. Vedete? La cosa simpatica è la possibilità di visualizzare in anteprima l'istogramma, di modo che uno si può regolare sull'esposizione, dopodiché inquadra il movimento a metà. Per visualizzare la modalità panorama, noi prendiamo il selettore sul panorama. La cosa carina è che tenendo premuto questo tasto, mentre si muove verso destra e verso sinistra, si potrà avere una foto panoramica in automatico. Vediamolo subito insieme. Io adesso tengo premuto e muovo lentamente. E questo è il risultato. Per verificare la funzionalità del tasto Function di fronte all'obiettivo, e adesso lo premo, qui per esempio si cambiano gli EV, le ISO, e vedete, sviluppando la ghiera davanti, io posso cambiare i valori della ISO in modo molto molto veloce.
voglio cambiare ad esempio il diaframma ed ecco qua, F5, un quadro. Per verificare le capacità dello stabilizzatore ottico della NX200 facciamo una foto a questo capitello. Siamo a 75 mm di lunghezza focale equivalente, così partiamo da un tempo di un ottantesimo, che è il tempo di sicurezza, e scendiamo a mano e vediamo fino a che punto possiamo spingerci con lo stabilizzatore della NX200. Cominciamo. Per verificare una delle possibilità di scena inclusa nella NX200, facciamo una foto a questo testo qui davanti. Prima di tutto, metto il selettore su scena. Ci sono tante possibili scene, si può scegliere. Noi andiamo a scegliere la scena testo, eccola qui, che sceglie appunto contrasto, colore e cattura di documenti e file. Come vedete possiamo utilizzare un flash esterno, molto comodo, da montare sulla nostra macchina. Il vantaggio di questo flash è che si può alzare, così si è abbastanza lontano e non fa molto effetto occhi rossi o comunque è molto comodo. Lo utilizziamo per fare una foto al tap della Samsung, che in questo momento è in controluce. Quindi inquadro e scatto. Per verificare le capacità della Samsung NX200 in condizioni di scarsa luce, andiamo a fotografare questo piatto. Allora, Cristiano, come hai trovato questa NX200? Mi ha molto impressionato la sua ergonomicità, infatti la presa è ottima, ben salda e con una sola mano è possibile raggiungere tutti i comandi della fotocamera. Il corpo è quasi totalmente in metallo e ha pochissime parti in plastica. Mi ha impressionato molto il suo sensore APS-C da poco più di 20 megapixel, con cui è possibile riprendere anche in particolari condizioni di luminosità. E mi ha colpito, andando sul sito della Samsung, a notare che ha un buon parco ottiche. Io invece sono stata attratta dal tasto della funzione Eye Function, che si trova su alcuni degli obiettivi ad innesto Samsung. Questo tasto permette di impostare molto velocemente il tempo di esposizione, il diaframma, la ISO e anche il bilanciamento del bianco. Questo consente di non spostare mai troppo le mani dal corpo macchina. Ma hai considerazioni magari meno favorevoli da fare su questa macchina? All'inizio un punto a sfavore l'avevo dato al flash, che è esterno e non integrato e si monta sulla slitta accessori, ma poi utilizzandolo ho notato che aveva la possibilità di essere orientato verso l'alto in vari step di angolazione, cosa che quello integrato non fa. E un consiglio poi che vorrei dare a chi è interessato all'acquisto della NX200 è quello di dotarsi di una buona scheda di memoria molto veloce, perché così scattando il RAW non avremo problemi con l'archiviazione del file. Io volevo dire un'ultima cosa, che questa macchina permette a chi scatta per la prima volta di accedere molto facilmente a tutte le funzioni. È veramente una macchina molto smart, come dice Samsung, e comunque una volta che avete preso confidenza con i parametri della fotografia e volete uscire dagli automatismi della macchina, questa ve lo consente facilmente, settando ovviamente il manuale. E Cristiano, a chi consiglieresti questa macchina? Fotoamatori, professionisti, che inizia per la prima volta, l'uno o l'altro? Beh, diciamo che la NX200 è una fotocamera praticamente per tutti, perché grazie alle sue funzioni, come dicevi tu, smart, la può utilizzare anche chi si avvicina per la prima volta alla fotografia. Ha delle funzioni intermedie per chi già ha iniziato a scattare con le macchine fotografiche, e in più ha le varie funzioni manuali per i fotografi più smaliziati.
Ok, noi non ci resta che concludere qui, vi ringraziamo per averci seguito e ringraziamo nuovamente Samsung per averci fatto provare questa NX200. Ciao!